Salve ragazzi, benvenuti in questo nuovo video di Max Payne qui a American Shadow. Ok, Continuiamo. non possiamo perdere altro tempo. Dobbiamo entrare adesso. Capi, stiamo entrando! Che fate voi qui? Uscite dalla mia camera. Brutti ubriaconi. Voglio cambiare un po'. Fucile a pompa. Cosa serve questo bottone? Bah. La polizia di New York è in stato di allarme. È stato emesso un ordine di cattura per Max Payne. L'emergenza tormenta continua a investire la nostra regione. Catturare. Ritenuto dal vice procuratore Jim Bravura, confermato come la droga Valkyria rappresenti un chiaro... Un cesso. Tutti dolorifici massimo. Ok, utilizziamo. Prendiamone uno. Utilizziamo un altro, ma niente da fare. Scusate, non ho messo il cronometro come al solito. Bah. Sono Superman. Riesco a rompere i vetri. C'è qualcosa che non va con i capi. C'è Payne in giro e loro non rispondono. Muoviamoci. Payne, attenzione! Potremmo direttamente sparare lì, ma come al solito non vedo mai niente in tempo. Cosa volevi fare te con l'armadietto? Figo, si può accendere anche la TV. Questo hotel. La puntata precedente di signori e dame. Lady Amelia in marchese. Grazie. Mia signora. E adesso, esito a presto, hai il piacere di presentare la nuova puntata di Signori e Dame. Tu, stupida televisione. Devo essere morto. Sono morto. Si può tirare anche lo sciacquone, figo. Tutto figo in sto gioco. Ok. È Payne! Qui è da dove sono venuto, giusto? Questo è un muro. Questa è una stanza schifosa. Maledetta mangia soldi. Stanotte la guerra alla terribile droga Valkyria ha purtroppo fatto registrare una nuova vittima illustre, l'agente speciale della DEA Alex Balder, trovato ucciso nella stazione di Roscoe Street. Un sospetto è stato visto allontanarsi poco dopo che i colpi letali sono stati esplosi. La polizia ha un motivo di ritenere che si trattasse di un Max Payne, un criminale armato ed estremamente... E adesso le previsioni atmosferiche, con la terribile tempesta di neve che continua a imperversare sulla città. Taci televisione che dice solo palle. Apri. Ok. Nulla. Come al solito. Qui. Ah. Stupido drogato. Qui non c'è nulla. Bastardo.
Spegnete le sigarette la prossima volta, stupido incivile. Mi posso gettare giù? No. Qui? Niente. Che cavolo di trappola era? Che vuoi te? Via! Ora! Wow! Sto quasi per morire, ragazzi! Stupidi maledetti chiusi. Non eravamo riusciti in alcun modo a collegare Angelo Puncinello, capofila dell'omonima famiglia, alla droga Valchiria. Tutte le tracce sembravano portare a Jack Lupino. La lettera nella camera portava la firma di Angelo in persona. Era il primo indizio che il gran capo fosse in qualche modo coinvolto. Dopo il gran casino di Chicago, dovete ringraziare solo i Pulcinello, se non marcite ancora in galera. È arrivato il momento di ricambiare. Uno dei nostri ragazzi più fidati ha un problemino con un gorilla che lo bracca da vicino. Dovete fare in modo che non mandi all'aria un affare importante. Era da qualche centinaio di proiettili che avevo smesso di raccogliere prove. Mi ero spinto così oltre il punto di non ritorno da averlo oltrepassato, senza nemmeno rendermene conto. Ok. Continuiamo. Prima di continuare. E tu! Stava a leggere i giornaletti porno, stupidi idioti. Le siringhe per drogati. Una porta molto resistente. Che porta a un bel nulla. Adesso? Ah, stupide porte. Come? Non si rompe? Forse devo continuare. No. Ok, ho capito. No. Adesso? Non so che fare. Vuoi una molotov? Tieni. No, niente. Devo andarmene da qui. Sta arrivando la polizia. Come al solito le porte non si aprono. L'ascensore non viene. Ah. C'è nulla per scendere. Non so sinceramente cosa devo fare. Oh, cosa c'è? Antidolorifici. Forse no. Forse devo tornare indietro. Ho rotto tutti i vetri. Adesso questa porta è aperta. Ma continuiamo nella prossima parte. Se il video vi è piaciuto, mettete mi piace, lasciate un commento ed iscrivetevi al canale. Alla prossima, ciao!